Shalom a tutti, vi voglio dare il benvenuto alla porzione, cioè allo studio biblico settimanale di questa settimana. È un continuo, diciamo, della parasha della scorsa settimana, che sarebbe la parasha Korach. E andiamo un po' più in un approfondimento, diciamo, su questo parasha è Korach, che, come sappiamo, che è stato inghiottito dalla terra. Ok? Quindi prima di iniziare vorrei pregare. Signore, ti chiedo di benedire questo studio biblico, che tu mi guidi, che sei tu che parli tramite me, che non sono io, e che posso, ogni cosa che esce dalla mia bocca, possa edificare e glorificare te. Nel nome di Yeshua HaMashiach, Gesù Cristo, Amen. Quindi, come vi dicevo, questo è lo studio biblico messianico della settimanale e andiamo a continuare sulla parasha Korach che abbiamo studiato insieme lo Shabbat scorso. Korach. A tutti piace parlare della sua ribellione contro Mosè, cioè contro Mosè e Aarone, di quanto fosse affamato di potere, ma sappiamo di che cosa nessuno parla mai. C'è un'altra cosa. Cosa succede alla fine della storia a Korach e ai suoi seguaci? Quindi perché Korach è stato inghiottito dalla terra prima di tutto? La terra, se vi ricordate, apre letteralmente la sua bocca e l'ingoia vivi, loro e le loro famiglie, tutto quello che gli appartiene, la tenda, tutto. Quindi ora forse abbiamo ascoltato la storia 100 volte, quindi magari vi può sembrare normale, ma questo è veramente un po' bizzarro se ci pensate. Cioè vorrei dire che quando leggiamo la Torah, l'essere inghiottiti dalla terra, dentro la terra, non è esattamente uno dei metodi punitivi normali di Hashem, cioè di Dio. In effetti non c'è niente di simile in nessun altro posto nella Torah in cui accade questa cosa, insomma. Quindi tra tutte le strade da percorrere, perché è così che Hashem, cioè Dio, decide di trattare con Korach e i suoi seguaci? Cosa ha fatto Korach per meritare questo modo di morire? Quindi ha sfidato, sì, la guida di Mosè, cioè di Mosè e Aarone, e non è una cosa così esemplare da fare, perché erano stati scelti da Hashem, da Dio. Ma il suo ragionamento non sembra poi così male. Ha detto, tutti in questa nazione sono santi e Hashem, cioè Dio, abita in ognuno di noi. Non abbiamo bisogno di capi spirituali, siamo tutti uguali. Se ascoltiamo solo queste parole qui, sembra che forse Korach fosse su qualcosa giusta, forse. Non sono sante tutte le persone, ma a quanto pare Hashem, per Dio, non era d'accordo e Korach fu inghiottito. Come dovremmo capire questa cosa? È un'ultima domanda, cioè dove Korach ha avuto l'idea di lanciare prima di tutto una ribellione in primo luogo? Come dice la Torah, si presenta un giorno con 250 uomini e che sono capi della loro tribù, ok? E inizia a urlare, tutti sono santi, abbasso la gerarchia. Ma la rivoluzione non nascono dall'oggi al domani, ok? Prima di tutto. Cosa lo ha portato a fare questa ribellione contro Mosè e Aarone? Se in realtà ci fosse un retroscena qui, che non stiamo vedendo magari, se ti dicessi che la Torah ha altro da dire sulla ribellione di Korach, solo che non è qui nella parasha Korach, dove sarebbe? Beh, se apriamo la banca dati dei Torah e cerchiamo Korach altrove nella Torah, non troveremo gran parte di una storia. Se cercassimo con il suo cognome magari,
Lo so, sto scherzando, ma sto un po' sono serio. Viene presentato come viene da Kehat, cioè una delle famiglie levite. Ok, sapete una cosa? Soltanto pochi capitoli fa abbiamo sentito molto parlare della famiglia di Kehat, celebre cognome, e del loro lavoro nel Mishkan, cioè nel tabernacolo. Trasportavano i vasi dei Mishkan attraverso il deserto, mentre la nazione di Israele viaggiava da una fermata all'altra. Quindi quei versetti ci aprono un po' una finestra sulla vita di Korach. Ci stanno raccontando cosa stava facendo nelle settimane e nei mesi precedenti alla sua ribellione. Una lettura attenta di questi versetti può in effetti aiutarci a risolvere alcuni dei misteri della ribellione di Korach, dai suoi inizi alla sua strana e tragica fine. Quindi diamo un'occhiata. Chi era Korach? Nel capitolo 4 di Bamidbar, che sarebbe il libro dei numeri, Hashem dice a Mosè e Aaron: questo è il lavoro della famiglia dei Kehat nei Mishkan, nel Santo dei Santi. Quindi, quando la nazione è pronta a viaggiare, Aaron e i suoi figli entrano nel Santo nei Santi e iniziano a celebrare Hashem nel tabernacolo. Aspetta un attimo, cos'è appena successo qui? I versetti si aprono dicendo: questo è il lavoro di Kehat, ma poi iniziano a parlare di Aaron e della sua famiglia, dei Kohanim, cioè dei sacerdoti, dei cugini di Kehat, e di ciò che fanno nel Santo dei Santi. E questo non è soltanto un piccolo interludio, diciamo, e i successivi 10 versetti continuano e descrivono come i Kohanim che preparano il Mishkan per il trasporto e come coprivano ogni vaso con tessuti speciali, con pelli di animali, gli abiti fatti di tehillet, cioè di azzurro, o anche blu cielo, si può dire. Quindi, dopo tutto è stato avvolto e pronto per partire, la famiglia di Kehat arriva finalmente a prendere i vasi e a portarli via. Quando leggiamo questi versetti, sembra che Kehat sia messo in scena dai loro cugini. Ora, forse stiamo leggendo troppo in questa cosa, ok? Ma c'è un po' di più, credo. Quando i membri di Kehat si preparano a fare il loro lavoro, Aaron e i suoi figli hanno un altro ruolo da svolgere, cioè mettono ogni membro di Kehat nella propria postazione. Perché credo che se non lo mettessero loro, metti caso che questi vanno a smontare il tabernacolo e vanno nel Santo dei Santi, muoiono. Credo che sia così. Quindi Aaron e i suoi figli devono mettere queste persone al loro posto, dicendogli esattamente cosa fare e cosa portare. Non è che possono smontare e montare come gli pare a loro. Deve essere fatto in modo giusto. In altre parole, Hashem vuole che i Kohanim, cioè i sacerdoti, gestiscono in modo microscopico la famiglia di Kehat, che mettendoli letteralmente ciascuno al suo posto. E perché? Perché se la famiglia di Kehat vedesse tanto i vasi sacri prima che fossero adeguatamente coperti, come detto, sarebbero morti. Quindi era importante che questi vasi e tutti i piatti e tutte le cose che venivano usati nel Santo dei Santi dovevano essere coperti dagli occhi di loro. Quindi i Kohanim devono essere lì per proteggerli e assicurarsi che nessuno si faccia del male o muore. Quindi facciamo una comprensione della storia di Korach nella Bibbia. Quindi, ora che abbiamo visto questa cosa, immaginiamo di essere Korach e questa è la descrizione del tuo lavoro. Come pensi di sentirti? Da un lato si arriva a lavorare con il Santo dei Santi, ma solo in senso tecnico. I tuoi illustri cugini Kohanim, i sacerdoti, riescono ad entrare, vedere e toccare gli oggetti più santi della terra. Ma per te, soltanto intravedere
intravedere quei vasi ti ucciderebbe. E quindi non è neanche tutto. Mentre sei là fuori ad aspettare, i coani ti stanno guidando in giro e ti stanno dicendo cosa fare. Stai qui, non toccare nulla, non sbirciare nemmeno. Va bene, pronta adesso? Adesso sollevati! O come se fossero le tue babysitter. Quindi sì, lavorate entrambi nel Santo dei Santi, ma ottengono tutta la gloria e tu diventi il loro servo. Quindi vediamo un po' perché Korach potrebbe essere un po' stufo del suo lavoro. Riusciamo a immaginare cosa potrebbe averlo portato a sfidare i suoi superiori, i capi spirituali della nazione di Israele. Ma se ho ragione, e Korach con Mosè e Aarone doveva davvero fare il suo lavoro specifico nel Mishkan, allora c'è qualcosa che deve essere spiegato qui. Perché quando guardiamo a ciò che Korach dice effettivamente a Mosè e Aarone, non è quello che ci aspetteremo. Potremmo aspettarci che Korach dica non cioè, ne ho abbastanza di te e della tua funzione di babysitter. Riesco io a coprire i vasi così come chiunque altro. Oggi vado nel Santo dei Santi e Aarone tu e il tuo popolo aspettate fuori per portare il carico. Ma non è quello che succede. Invece Korach dice, siamo tutti santi, tutta la nazione. Hashem è in ognuno di noi. Perché dovresti dominare il popolo di Hashem, cioè di Dio? Quindi il messaggio di Korach non è è il mio turno di essere il numero uno. E nessuno dovrebbe essere il numero uno. Siamo tutti uguali agli occhi di Hashem. Abbasso la gerarchia. Quindi sembra che un bambino che perde una partita di scopa d'assi, detto anche assopiglia tutto, giusto per dire, no? Una cosa che ho inventato. La cosa ragionevole da dire sarebbe facciamo una rivincita. Questa volta io ti batterò. Invece il bambino lancia tutte le carte sul pavimento, calcia il tavolo e urla, questo gioco è stupido, non voglio giocare più, scoppa d'assi, oppure assopiglia tutto. Il bambino così arrabbiato, così stufo di sentirsi al secondo posto, che vuole solo mettere fine a tutto. È un po' una cosa così, dai. Questo sto suggerendo, ecco. Ciò che era dietro l'affermazione di Korach, come se fosse stato un bambino capriccioso che è stufato di essere al secondo posto. Tutti questi discorsi sul fatto che tutti fossero santi non erano un ideale egualitario ispirato, ok? Korach non stava veramente sostenendo a nome del resto della nazione di Israele. Era un impiallacciatura per il suo profondo risentimento nel suonare il secondo violino rispetto ai Kohanim. Ok? E basta, solo questo. Stava cercando di smantellare l'intera struttura della guida spirituale stabilita da Hashem, da Dio. Quindi abbiamo risposto alle nostre domande su ciò che ha reso Korach così arrabbiato. È il significato nascosto dietro le sue richieste di uguaglianza? Ma c'è una domanda scottante a cui non abbiamo risposto ancora. Qual è il significato dietro la strana e insolita morte di Korach? Cioè, io non posso immaginare una morte così brutta. Beh, sì, forse essere bruciato vivo non sta sulla mia lista di modi di morire più preferiti. O magari essere annegato da uno tsunami. Però questo è uno dei top 3 o 5 per me che sarebbe modi più brutti per morire. Quindi facciamo il connessi a Korach e essere inghiottiti dalla terra. Korach è stato inghiottato vivo, cioè forse dopo tutto non è stata una punizione così bizzarra o casuale, perché c'era qualcos'altro che è stato ingoiato. È proprio lì sotto la responsabilità della famiglia di Kehat. Ok? Io, ripeto, sento sempre male per quelli che erano i suoi familiari, i figli, le mogli, anche magari le bestiame, i servi, le serve. Avrei detto, almeno Dio, per favore, salva loro, non c'entrano niente, però chissà.
Non lo so. Se ricordiamo, la famiglia di Kehat dovette fare molta attenzione a non vedere i vasi, come detto, dei Mishkan del tabernacolo prima che fossero coperti. Non entreranno per vedere i vasi coperti o moriranno. Ok? Questo è il punto. Guarda quella parola, perché questo è scritto nella Bibbia. La parola Hevel, il significato letterale non è di coprire, ma Hevel in realtà significa inguaiare. Ok? Quindi abbiamo queste due storie, entrambi su qualcuno di Kehat, ed entrambi parlano di deglutizione e morte. Queste due deglutizioni sembrano essere collegate, ma come esattamente? Uno riguarda i vasi, l'altro riguarda i ribelli. Ok? Chiediamoci cosa viene ingoiato nel Mishkan, nel tabernacolo. Sono i Kodesh, cioè i vasi sacri. E chi viene inghiottito dalla terra? Korach e i suoi seguaci. Cioè coloro che hanno affermato siamo tutti Kodesh, siamo tutti santi. Particolare questo. Quindi comprendiamo come fu giudicato Korach. Quindi se Hashem chiamasse i vasi nel Mishkan Kodesh, cioè santi, e Korach si chiamasse Kodesh, santo, sembrerebbe che Korach si stia in qualche modo equiparando alle cose sante di Hashem, di Dio, al Mishkan e ai suoi vasi. Forse per questo è che Korach è stato inguaiato, perché quello che succede alle cose sante vengono coperti e, come ho detto prima, la parola in ebraico vuol dire inghiottiti. Cioè, vengono inghiottiti in questa stoffa azzurra. E se questo suona un po' pazzo per noi, guardiamo di nuovo il grido di Korach. La sua pretesa era: ognuno è santo. Hashem, Dio, dimora in tutti noi. Guardiamo queste parole, Kodesh e Betocham. Non è la prima volta che le sentiamo usate insieme nella stessa frase. Questo in realtà suona molto come le parole che Hashem ha usato nel comando iniziale per il Mishkan, per il tabernacolo. Lui crea un luogo santo, dice crea un luogo santo per me, che io posso, in modo che io posso abitare in mezzo a voi, a te. Ma qui Korach sta prendendo le stesse parole di Hashem, di Dio, e le sta manipolando. Dimentica il Mishkan, dice, il Kodesh è qui, il Kodesh siamo noi. Qui è dove Hashem abita ora. Adesso è così, perché chiunque è in Yeshua, in Gesù Cristo, è il tabernacolo. Ok, ma a quell'epoca c'era il tabernacolo. E questa è un'altra prova. Guarda come Hashem si riferisce a Korach e ai suoi seguaci. Proprio prima che vengano inghiottiti dalla terra, Hashem avverte il resto della nazione: allontanati da Mishkan di Korach, cioè allontanatevi da loro, dal loro Mishkan, cosiddetto, dalle loro tende, di tutto quello che loro hanno. Hashem li chiama Mishkan. Nella Bibbia ebraica, perché Hashem chiamerebbe questi ribelli un Mishkan? Forse perché è così che si sono visti. Quindi lui gli sta dicendo: ah, voi vedete essere Mishkan? Non ti preoccupare, come una collezione di basi santi. Quindi è come se Hashem avesse ascoltato il messaggio, credo di sì, sotto le parole di Korach e avesse risposto in natura. Ah, pensi di essere santo? Ok, vuoi essere Kodesh? Bene, sai che succede al Kodesh? Viene ingoiato. Scusate. In questo senso Hashem diede a Korach esattamente ciò che lui chiedeva, esattamente ciò che lui meritava. Quindi, adesso parliamo di un'altra cosa molto particolare. La parola Tehelet puro. Che cos'è Tehelet? Ok, andiamo a vedere. Perché potrebbe sembrare una lettura radicale, ma penso che il Midrash indichi effettivamente la stessa direzione. Perché il Midrash dice che quando Korach e i suoi seguaci lanciarono il loro colpo di stato
contro Mosè e Aarone, indossavano tutti abiti fatti di puro tekelet, cioè di blu viola o blu cielo. E mi sono sempre chiesto da dove i saggi hanno preso questo e perché stanno commentando il guardaroba di Korah. Il testo non dice nulla sugli abiti di tekelet, di azzurro, ma in realtà lo fa. E indietro, nella descrizione del lavoro di Kehat nella famiglia, arriva mezza dozzina di volte. E ciò che i Kohanim usavano per coprire i vasi, ciò che è stato drappeggiato in cima all'arca, era un capo di puro azzurro. Ok? Questo era il colore che Korah vedeva ogni volta che faceva il suo lavoro. Era il tessuto che si sfregava contro la pelle del collo mentre portava l'arca attraverso il deserto. Quell'abito di tekelet di azzurro che non avrebbe mai potuto sollevare senza mai sbirciare sotto era la barriera che si frapponeva tra lui e l'oggetto più sacro di tutti, okay? Che gli ricordava per sempre il suo status di seconda classe. Quindi perché Midrash immagina che Korah indossasse lo stesso tessuto? Da dove l'ha preso? È come se Korah strappasse la coperta dai vasi stessi e le avvolgesse attorno a lui e ai suoi seguaci, come se stesse dicendo noi siamo i vasi. E così facendo ha violato la legge fondamentale di Kehat. Il Kodesh dovrebbe rimanere ingoiato, rimanere coperto. Quindi hanno voluto quello che hanno chiesto. La lezione dietro quello che è successo a Korah qual è? Mi sembra a me che Korah sia caduto nella trappola della sua distorta percezione di sé. Perché se dovesse chiedere a qualcuno della tribù di Shimon, quel ragazzo Korah è importante? Gli direbbe Korah? Come ne Korah da Kehat? Porta l'arca sulle spalle. È come un angelo tra gli uomini. Korah non riusciva a vedere quanto fosse prezioso o prezioso il suo ruolo. Perché se noi pensiamo, ogni ruolo che Hashem, Dio, ci dà nel suo regno è importante. Magari in una Kehilat, cioè quando uno va nella sinagoga, magari c'è quello che fa la roba tecnica per il suono, è importante, o magari proietta le cose, è importante quanto chi porta la parola. Ok, per esempio, chi canta? Ogni cosa è importante, ogni ruolo è importante, senza di cui non si potrebbe magari operare. Quindi era così fissato su ciò che non aveva e su quello che avevano le altre persone che non riusciva a trovare alcun valore nella sua posizione. E qui ha rotto anche uno dei 10 comandamenti, non volere le cose degli altri. E vuol dire anche la posizione di un'altra persona, magari, che Dio ha dato. Quindi non stiamo parlando solo di cose fisiche, che stiamo parlando di cose non fisiche, una posizione di potere, insomma. Ok? Quindi, generalmente, se sapete, pensiamo a Korah come questo ragazzo affamato di potere e arrabbiato. Forse lo è, ma posso in qualche modo relazionarmi con lui, con Korah. Cioè, voglio dire che non ti sei mai sentito come se ci fosse qualcuno là fuori, forse un amico, un collega, che ti ha fatto sentire come un fallimento. Finché quel ragazzo o quella ragazza ha un lavoro migliore di me, ottiene più elogi di me, ho fallito. Io veramente sono stato sempre il tipo che non mi interessava proprio, però c'è chi si interessa. Ma la realtà è che ci sarà sempre qualcuno davanti a me, signore e signori. Ok? Qualcuno con più successo di me. Qualcuno che sembra avere qualcosa migliore di ciò che ho io. Magari mi posso essere presidente degli Stati Uniti o di qualche paese, ma c'è sempre qualcuno al di sopra di me. Tu pensi di no, ma è così. È Hashem. Ecco. Ma se passo tutto il mio tempo a scorrere le loro foto perfette su Instagram,
o Facebook o quello che volete, fissandomi sul loro successo, inizia a succedere qualcosa di tragico. Comincio a perdere il contatto con il valore di me stesso, la mia autostima e magari l'importanza di ciò che Hashem ha per me nella mia vita. Quindi, per quanto potrei desiderare di essere nella posizione di qualcun altro, devo ricordare che è qui che Hashem mi ha posto. E se io faccio ciò che lui mi ha chiesto di fare, va bene così. Ok? Io posso dire che sulla mia vita io non ho mai desiderato fare certe cose servendo il Signore. Ho voluto sempre servire il Signore, ma ho detto sempre, io ho sempre detto, Signore, io non voglio mai essere un pastore, un missionario, un rabbino, quello che volete. Indovinate che cosa mi ha chiamato a fare? È quello. Ma vi posso assicurare che ogni cosa che il Signore ci chiama a fare è tale importante che se non lo svolgiamo non va bene. Ok, dobbiamo svolgere il lavoro che lui ci ha chiamati a fare. Ogni lavoro importante, se no non comparerebbe il corpo di Cristo, cioè il corpo di Yeshua, al corpo di Yeshua. Non direbbe, ci sono le persone che sono mani, ci sta la bocca, ci stanno le gambe, i piedi. Ogni parte del corpo di Yeshua è importante. Senza le mie mani io non posso fare certe cose. E se tu sei chiamato a essere una mano, ma tu vuoi essere un piede o vuoi essere la testa, non ho bisogno di due teste, ma ho bisogno di te che sei una mano e altre cose. Quindi attendiamoci a ciò che il Signore ci chiama a fare. Ok? Anche la parte del corpo più strana che possiamo pensare è utile. Ok, quindi c'è qualcosa qui da fare per me, qualcosa che solo io posso realizzare. Nel posto in cui mi trovo c'è un santo dei santi qui che posso portare, anche uno con la copertina in cima. Ok, ma aspetta a me vederlo, aprire gli occhi e raccogliere questa cosa. Ok, quindi abbracciamo ciò che Dio, che Hashem ci chiama a fare, e facciamolo con tutta la nostra forza possibile. Come sta scritto, ogni cosa che fate, non lo fate per gli uomini, ma fatela per la gloria di Adonai, di Hashem, di Dio. E facciamolo sempre tramite Yeshua HaMashiach, Gesù Cristo, il Messia. Per voi che non avete mai pregato per la salvezza, accettato Yeshua, Gesù, come Salvatore, non c'è tanto più tempo in cui potete farlo. Credetemi, sta arrivando Yeshua, sta tornando per prendere la sua sposa e fra poco sarà troppo tardi. Ma anche domani può essere troppo tardi. Tu non sai se domani sai qua o no. Solo il Signore sa, solo Adonai, Hashem sa se domani ci sei o non ci sei. Quindi oggi, adesso è il tempo di chiedere perdono, come fu per il ladro sulla croce accanto a Yeshua, non quello che lo prendeva in giro, ma quell'altro che ha detto, Yeshua, quando vai in paradiso oggi, ricordati di me. E Yeshua gli disse, non ti preoccupare, perché oggi stesso sarai in paradiso con me. Basta così. Una semplice richiesta di Yeshua, di Gesù, di essere salvatore e perdonarci per i nostri peccati. Quindi adesso vi vorrei pregare insieme a voi, semplicemente la benedizione del Messia, che sarebbe la preghiera semplice di salvezza. Se lo dite col cuore, veramente dicendo io ho bisogno di Yeshua, io credo in lui, perché come sta scritto nella Bibbia, chiunque crede in me sarà salvato. In altre parti dice chiunque grida il mio nome sarà salvato. Ok? Quindi, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam,
Asher Natan Lanu Eterech, a Yeshua Be Meshiach Yeshua. È in italiano. Ditelo insieme a me. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua Messia, Cristo Gesù. Se avete detto questa preghiera per la prima volta, contattateci su WhatsApp, su Facebook, qui, sulla pagina, sulle nostre pagine, nei gruppi, c'è YouTube, c'è SoundCloud e anche il nostro sito. Ci sono tanti modi per contattarci. Vi prego, contattateci, perché noi abbiamo un regalo gratuito per voi che possiamo darvi via email, che è da leggere ed è bellissimo. Io spero che qualcuno abbia ricevuto Yeshua come Salvatore oggi, perché come vi ho detto, non facciamo come Korach, che pensiamo di essere qualcosa che non siamo, o vogliamo essere santi quando siamo santi in Yeshua, ma solo nel suo sangue. Ma se non abbiamo ricevuto Yeshua come Salvatore, nessuno è santo e nessuno andrà in paradiso con lui. Ha detto: io sono l'unica via, io sono la verità e io sono la salvezza. Nessun uomo può venire alla salvezza, nessun uomo può arrivare al Padre tranne per mezzo di me. Ok? Adesso vi vorrei benedire e grazie per averci ascoltato stasera. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panavalecha v'yichunecha. Yisa Adonai panavalecha v'yishim lecha shalom. V'shem Yeshua HaMashiach. Sarà shalom shalom. Che il Signore vi benedica e vi protegga. Che il Signore faccia risplendere suo volto su di voi e vi sia propizio. Che il Signore elevi il suo volto su di voi e vi dia la pace. In nome di Yeshua, Gesù e Messia, il principe della pace. Shalom.